Presidente Pantano, una giornata di sport, una giornata di cultura, di aggregazione e di tant'altro. La Libertas vince su tutti i fronti. Grazie mille, stiamo facendo un bellissimo evento, siamo allo stadio di Armando Maradona, è una giornata di sole stupenda, ci sono 30.000 persone, prepareremo 3.000 atleti, grazie all'organizzazione di Pietro Esposito è venuto un evento strepitoso, grazie anche al Comune di Napoli che ci ha concesso lo stadio, grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano, all'assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, sta avvenendo veramente un bellissimo evento. Il futuro nel 2025 per la Libertas? Ancora più grande, nel 2025 faremo 80 anni di storia, perché come sapete siamo stati fondati nel 1945 da Alcide De Gasperi. Per gli 80 anni di storia organizzeremo qualcosa ancora di più grande. Sono molto felice che Napoli abbia ospitato per la prima volta questa iniziativa, soprattutto perché qui vediamo quello che lo sport è davvero e dovrebbe essere, ovvero, ecco, adesso mi stanno passando davanti agli occhi ragazzi, fiumi di ragazzi che sono felici e sono emozionati perché oggi avranno una medaglia per quello che fanno poi quotidianamente, ovvero lo sport, che sappiamo davvero quanto possa salvare non solo noi adulti ma anche e soprattutto i nostri ragazzi. Quindi io credo che qui oggi allo stadio, lo stadio sia e possa essere il teatro davvero più bello per celebrare lo sport nel suo significato più alto, perché lo sport ha un significato veramente molto importante per noi, che stiamo cercando infatti in questa città di fare dello sport uno strumento cruciale anche della politica sociale, di avvicinamento alle persone, di inclusione, di aggregazione, ecco, e anche di educazione, perché no? Io penso che il potere educativo che ha lo sport è più forte di qualunque altro potere, soprattutto per i nostri ragazzi. Presidente, ex presidente Figo, presidente della Camera, con il dottor Figo oggi, una giornata quella della Libertas bellissima, giornata che si dovrebbero vivere tutti i giorni, un suo pensiero. Lo sport è fondamentale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, e soprattutto è importante lo sport di base, non solo quello super professionista, ma quello che riesce a entrare proprio nelle famiglie, nell'associazionismo e portare tutti i ragazzi e ragazze a fare uno sport sano, perché lo sport significa inclusione, significa socialità, significa crescita e significa formare i migliori cittadini domani. L'Italia oggi, secondo lei, con lo sport è al pari di altre nazioni o c'è da fare qualche viaggio ancora più lungo? Io credo che dobbiamo aumentare l'attenzione soprattutto negli sport minori, cosiddetti minori, ma poi sono minori solo perché magari sono meno seguiti, e nell'associazionismo sportivo generale e territoriale. Quindi lo Stato su questo deve avere un'attenzione molto forte anche rispetto alle linee di finanziamenti, a quello che poi succede. Un'ultima domanda su Napoli, Napoli oggi, un suo parere. Napoli politica e Napoli sportiva. Napoli sportiva mi sembra che sta andando molto bene e sono contento di quello che sta succedendo, perché anche col nostro assessore Emanuela Ferrante Napoli sarà capitale dello sport nel 2026, bisogna investire negli impianti, si sta facendo, insomma si sta facendo un lavoro molto importante che pone le basi per il futuro. Con Pietro Esposito abbiamo parlato col presidente Pantano, che ha elogiato il lavoro di Pietro Esposito, ha detto un evento straorganizzato da Pietro Esposito con tutto nei minimi particolari. Soddisfatto? Soddisfattissimo, tanto pubblico, tanti atleti, 3.000 atleti provenienti da tutta Italia, quasi un pubblico di 15.000 persone, abbiamo invaso con Libertas Nazionale Napoli. Il bello è stato avere ragazzi di Cervinara, della Valle Caudina, in questo evento così importante, la prima volta a Napoli, la prima volta che il prossimo anno sarà Napoli la città dello sport, quindi era un evento importantissimo, abbiamo avuto tanti ospiti importanti, la giornata sarà lunghissima ma sicuramente soddisfacente.
Grazie a tutti, vi ringrazio per la gioia che mi avete donato. Passare questo pomeriggio con voi, porto bellissimi ricordi e vi prometto che mi impegnerò a fare attività sportiva molto di più di adesso. E lo sport ci fa bene. Devo scappare per altri impegni. Un abbraccio a tutti! Grazie Presidente! Forza Libertas, viva lo sport!